Rosa sono assente! Forza! Ah, boh, ci ho chiamato la Rai 3, a niente, siamo ancora alle 4 alla regione, c'è stato il consiglio, poi dopo il consiglio c'è stato un fuggi da parte della giunta. Chiediamo semplicemente di parlare con la situazione, è questa, che dopo l'incontro del 22 abbiamo incassato la disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico a parlare con la regione, perché ci sarebbero 34 milioni di euro per la mobilità in deroga delle aree di crisi che la regione vorrebbe utilizzare, almeno queste sono le parole dell'assessore regionale, vorrebbe utilizzare anche per la questione degli ex percettori di ammortizzatori sociali. Abbiamo incassato la disponibilità del Ministero a sedersi, se dovesse servire, a interloquire, a dare la possibilità di utilizzare questi soldi anche per la nostra questione. Sono due giorni che proviamo a avere un contatto con l'assessorato al lavoro della regione Campania, con la dottoressa Palmieri, ma non riceviamo feedback. Siamo venuti qua anche oggi che c'è il consiglio regionale e non riusciamo a interloquire con nessuno, come al solito porta in faccia, e vogliamo sapere se le cose che ci siamo detti sabato sono realtà o siamo stati, diciamo, un'altra volta portati in un vicolo cieco. Quindi noi siamo qua, per il momento non ci muoviamo e chiediamo conto all'assessore Palmieri delle promesse fatte nel tavolo di sabato 22, anche perché da parte del Ministero c'è stata una presa in carico, almeno una disponibilità a parole a poter destinare questi, cioè a liberare questi fondi che sono già a carico della regione, ci sono già nelle casse regionali, a poterli utilizzare anche per l'avvertenza ex percettori di ammortizzatori sociali e quindi APU. Ma mannaggia l'andone.